Il comitato non è un organo decisorio, è un organo consultivo del prefetto, che sia chiaro. Qui è stata fatta oggi un'analisi tecnica della situazione, di tutte le domande che sono agli atti in questura e riguardano un preavviso di manifestazione da parte sia del partito politico Forza Nuova che da parte dei contromanifestanti. Qui sono stati esaminati tutti gli aspetti tecnici, secondo quelle che sono le competenze del Comitato. Il Comitato non assume decisioni, che sia ben chiaro. Le assume il prefetto? No, il prefetto non assume decisioni, perché la situazione è questa. Giuridicamente i manifestanti, i promotori delle manifestazioni, producono un'istanza di preavviso in questura. 3 giorni prima, ok? Fino al periodo, proprio al giorno della manifestazione, la situazione viene monitorata sia dei manifestanti che dei contromanifestanti, perché se ci sono elementi tecnici da indurre le autorità di pubblica sicurezza a vietarle, vengono prese in considerazione e le manifestazioni vengono vietate. Fino a quel momento, quindi, la situazione è in itinere. Si sta monitorando giorno dopo giorno e il Comitato serve a questo, perché è un organo consultivo e vengono esaminati tutti gli aspetti, per cui non è che sia chiaro un organo decisorio. In questa sede però è stato fatto un richiamo a tutti, nel senso che le istituzioni, la società civile deve assumersi le proprie responsabilità. Non esasperare questo clima, perché la Costituzione che vige a tutt'oggi dice che c'è la libertà di pensiero e di manifestazione. Qui non si deve ricostituire nessun partito. Si celebrano i 100 anni dei fasci di combattimento. Questo lo dice lei, perché noi agli atti... Ma dice il manifesto di Forza Nuova. No, sbaglia. Noi sbaglia, perché noi agli atti abbiamo una domanda per manifestare nei confronti contro sul tema dell'immigrazione. C'è un numero 100 sul volantino che pubblicizza anche l'evento. Noi non ci occupiamo di pubblicità. A oggi la manifestazione viene monitorata, l'istanza viene considerata tutti i giorni, non è autorizzata, non c'è nessuna autorizzazione da rilasciare, sia chiaro, è un preavviso e quindi viene monitorata l'evolversi di tutta la situazione sotto il profilo ordine e sicurezza pubblica. Certo che si può vietare fino all'ultimo minuto.